Christoph Fineroffer si torna sulla neve, si torna in pista, intanto un nuovo modo per convivere in albergo, in quota. Sì, sicuramente questa esperienza era completamente nuova per tutti, quindi questo convivere con distanza. Però è solo una questione di abitudini, anche se è un brutto abitudine. Diciamo che sono contento di essere qua, quindi veramente dobbiamo ringraziare il presidente che ci ha dato questa opportunità, anche se comunque nelle settimane scorse mi sono comunque divertito sulla neve, ho fatto tante ore di sci alpinismo, tante vette, quindi senza neve faccio fatica a stare. Avete saltato tanta primavera, che significa tanti test materiali, un aspetto molto importante per voi. Sì, i ski test sono comunque sempre fondamentali per continuare a migliorare. Quest'anno quella fase purtroppo abbiamo saltata, e questo che poi salta non recuperi più. Qua alla fine facciamo l'allenamento di tecnica che ci vuole sempre, soprattutto per un atleta come me che diventa ogni anno più vecchio, quindi è molto importante rimanere sul pezzo e quindi rimanere con la tecnica altissimo livello, perché più che passano gli anni più importante è. Non ci sarà neppure la trasferta in Sud America, come riuscirete a ovviare a questo problema? Per il discorso di Sud America io non ho ancora ricevuto la conferma che non andiamo, però sicuramente sarà molto difficile, ci adattiamo al meglio possibile, intanto sfruttiamo qua questa opportunità di fare tanti giorni di sci. Poi agosto forse è Cappanone, che mi piace ritornare, che lì si fa sempre un ottimo allenamento, soprattutto in vista per la super combinata, che è mai dimenticare perché è sempre una chance. E poi speriamo che possiamo fare il buon allenamento a Zermatt in Svizzera e di nuovo qua allo Stelvio poi in autunno. Christoph Fineroffer come sta e dove vuole arrivare il prossimo anno? Christoph Fineroffer sta bene, devo dire che mi sono allenato tantissimo questa primavera, veramente tanto. Ho fatto tanti chilometri, tante ore di resistenza, infatti si vede che sono dimagrito un po', ma sono dimagrito perché, ripeto, mi sono allenato tanto, non perché non ho mangiato e non ho fatto niente, quindi già qui sento che sono di nuovo un'altra persona, quindi come resistenza o forza resistenza, di nuovo secondo me sono sui livelli massimi che sono stato anni fa.